pare che Ulfric, manto della tempesta, abbia ucciso il re dei re con un urlo. Maledetti rinnegati. Pensano di poter uccidere gli abitanti della mia città. Io ho la testa di Madana. Io sono lo zio di Igmund e anche il suo sovrintendente. Eccellente, ci hai reso un grande servizio. Ecco la tua ricompensa. Devo leggere delle lettere. Si è scoperto come Madanac fosse il vero assassino di Markarth. A nome della cittadinanza ti chiedo scusa per la tua ingiusta prigionia. Non ho parole. Di solito i rinnegati non hanno problemi con i mercenari, ma tu ce l'hai fatta sbarazzarti di loro. Ecco la tua ricompensa. Sì, si tratta di una faccenda personale. Mio padre è morto nel tentativo di trattare con i rinnegati quando ciò era ancora possibile. Si sono presi il suo scudo e lo hanno dato a quelle bestie di Agraven. Voglio che lo riporti al suo posto, a casa. Ti avverto, è un compito pericoloso. Nessuno dei miei uomini è sopravvissuto a un incontro con una Graven. Se non te la senti, ti capisco. E i divini ti proteggano. Recupera quello scudo a tutti i costi. Famiglia Sangue Argento si farà sentire. Della distruzione è un'ottima cosa, ma fa attenzione a non bruciare qualche indice.
Ma guardati, se solo tutti avessero agito come te. Ho una bella scorta di pozioni e di reagenti alchemici. Fammi sapere se hai bisogno di una cura o di qualcos'altro. Dico che li ho sentiti ululare. Quelle storie sugli upi mannari sono vere. Kodlak Biancomanto ora si trova in un posto migliore. Cosa c'è di meglio di sopra? Hai bisogno di qualcosa? Sì? Tu non sei con i rinnegati, vero? La gente dice di averti visto quando i prigionieri sono fuggiti. Ci sono state molte vittime. Vediamo che cosa potrei avere di bello per te. Torna da me se hai bisogno di un anello o una collana. Sentito tutto quel baccano là fuori? È soltanto la folla del mercato. Rimettiamoci al lavoro. Ehi tu, se sei qui per commerciare, vieni al bancone. Non posso credere che Madanak sia di nuovo in circolazione. Spero che le voci sul tuo coinvolgimento in questa storia non dicano il vero. Oh, per i divini, è così evidente. Se il mio Gunnar vedesse come sono ridotta... Questa bottega finalmente sarebbe tornata a prosperare se non avessi perso l'ultima spedizione per colpa dei rinnegati. Era una statua di Tibel, realizzata apposta per me. Non è che potrei assoldarti, vero? Sei un mercenario. Ti pagherò per riprendere la statuetta dai rinnegati. Grazie. Al tuo ritorno troverai dell'oro ad aspettarti. Ho ereditato la bottega da mio marito. Suo padre era Arnleif. Mio marito, Gunnar, è morto circa 5 anni fa, in un attacco dei rinnegati. Mi manca quella testa dura. No, come se già il commercio non fosse in crisi. Ora c'è anche violenza nelle strade.
Sono stati i rinnegati, vero? Perdo decine di spedizioni ogni anno per colpa di quei barbari. E ora sono anche in città. Che gli dèi ci aiutino. Ho un po' di tutto, sai. Torna ogni volta che hai bisogno di qualcosa. Accomodati. La locanda Sangue d'Argento ha bevande forti a volontà e stanze pulite. I rinnegati imperversano per le strade, come se gli affari non andassero già a rilento. Dai un'occhiata qua. Sono venuti alcuni uomini dello Jarl e hanno lasciato questa lettera di taglia. Ricorda, la birra costa meno del sangue a Markarth. Ogni pezzo racchiude tutta la maestria Redgar. Sto andando a Solitude per unirmi alla Legione. L'impero unito è meglio per tutti.
Grazie, Lash. E tu saresti una brava Nord, credo. Non dire cose che non pensi.
mia vecchia conoscenza dei tempi della miniera di Sidna. Salute! Il Reach sarà di nuovo nostro. Onore ai rinnegati! Il Reach sarà di nuovo nostro! Reach sarà di nuovo nostro. Il 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 Reach sarà di nuovo nostro.